E tornano a crescere purtroppo gli infortuni sul lavoro in Puglia, secondo i dati dell'INAIL, il servizio di Adele Lapertosa. Infortuni sul lavoro, emergenza in ripresa dopo il calo del biennio 2020-2021 dovuto alla pandemia. Nei primi 10 mesi di quest'anno in Puglia le denunce di infortunio sono cresciute del 25%, come emerge dai dati presentati dall'INAIL nell'ambito del progetto Safe and Motion. È una crescita di denunce di infortunio che riguardano prevalentemente le donne. Infatti le lavoratrici registrano una crescita del 36%. A fronte del 19% dei lavoratori uomini. Tra i settori a maggior rischio infortunistico, le costruzioni, i trasporti e il magazzinaggio, la trasformazione dei prodotti agricoli. Ah no, se no non ce la fai! Ehi, che succede? Proprio l'agricoltura ha registrato un aumento consistente degli infortuni rispetto all'anno scorso di oltre il 155% e un aumento degli incidenti mortali del 18% rispetto ad una riduzione generale. Per questo motivo l'INAIL, insieme a Confcooperative Puglia, ha realizzato un percorso sullo stress da lavoro, la movimentazione dei carichi e gli incidenti a bordo delle macchine agricole per evidenziare gli aspetti più critici. Altro punto dolente, le malattie professionali. La Puglia ha circa l'8% delle denunce di malattie professionali di tutta l'Italia, a fronte di un tasso di occupazione del 5,27%. Quindi c'è un alto tasso superiore alla media di denunce di malattie professionali.